Amici di Idee, ci troviamo a un piccolo stand nella zona di telefonia dell'IFA 2011, siamo da HTC come potete vedere, dove sono stati presentati due nuovi terminali, in particolare due nuovi terminali Windows Phone 7, uno di fascia alta e uno invece di fascia, diciamo, inferiore, in fascia media. Li vediamo da questa parte, il più interessante è Titan, dove il nome praticamente vuole già esprimere la grandezza del display. Infatti questo smartphone che vediamo qui tra le mie mani ha un display da LCD da ben 4.7 pollici, quindi veramente ampio. I due nuovi terminali nascono per la nuova versione di Windows Phone 7, 7.5, detta anche Mango, che introduce alcuni miglioramenti. In particolare sul Titan abbiamo un processore da 1,5 GHz, il che consente di avere un'interfaccia veramente fluidissima. Qua la vediamo, abbiamo un'interfaccia veramente che ricorda per fluidità quella dell'iPhone. Caratteristiche essenziali di questo nuovo terminale sono, nonostante la dimensione dello schermo, la sua leggerezza. Pesa poco più di 100 grammi, è molto sottile. Come terminali di ultima generazione di HTC presenta una struttura unibody in alluminio con solo questo cover in plastica che nasconde l'alloggiamento della batteria, della SIM e della scheda microSD. Altra caratteristica interessante è quella della fotocamera, perché ha un obiettivo con grandangolo a 28 mm, apertura massima f2.2, doppio flash LED e sensore da 8 megapixel. Da questa parte invece possiamo vedere l'HTC Radar, che è il modello, quello di, diciamo, fascia media per la categoria Windows Phone 7. In questo caso il processore da 1 GHz, il display è un più modesto 3.8 pollici. Il design ricorda molto da vicino quello del Flyer, soprattutto sul retro, dove abbiamo ancora una volta il corpo unibody in alluminio e i due inserti in gomma esattamente identici a quelli del Flyer. Anche in questo caso abbiamo un obiettivo da 28 mm con grande apertura, un singolo flash LED, diciamo un processore da 1 GHz, il sensore della fotocamera è da 5 megapixel e anche su questo modello l'ultima versione di Windows Phone 7, anche se in questo caso la batteria è scarica e non possiamo farvi vedere come funziona. In ogni caso abbiamo avuto modo di giocarci brevemente sia con questo che con il Titan. Le impressioni della nuova versione di Windows Phone 7 sono buone, almeno per quanto riguarda la fluidità eccetera. Aspettiamo naturalmente di avere dei modelli definitivi per effettuare delle prove. Entrambi i modelli saranno disponibili però a ottobre, probabilmente a fine ottobre, e i prezzi sono ancora da annunciare.